Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benvenuti a questo evento che per noi è una festa sul reddito di cittadinanza, una rivoluzione nel mondo del lavoro italiano. Era il 2019 e Luigi Di Maio annunciava così la nascita del reddito di cittadinanza. Gli obiettivi erano due: lotta alla povertà e contrasto alla disoccupazione. Ma cosa sta funzionando e cosa no? Partiamo dai numeri. Secondo gli ultimi dati INPS lo ricevono oggi 2,3 milioni di persone. Nelle province di Napoli e Palermo lo percepisce il 13% della popolazione, a Bolzano lo 0,1%. L'importo medio dell'assegno oggi è di 582 euro al mese, finora è costato nei primi 3 anni circa 23 miliardi di euro, quasi 9 miliardi nell'ultimo anno. Ma il reddito di cittadinanza ha raggiunto i suoi obiettivi? Nel 2019, primo anno della misura, dice l'Istat, calano significativamente le famiglie in povertà assoluta rispetto all'anno precedente e nel 2020 le misure di sostegno come il reddito evitano che 1 milione di persone finiscano sotto la soglia della povertà assoluta. Ma il reddito non era stato presentato come una misura solo assistenziale. Non ci parlate di finalità assistenziale. I cittadini possono finalmente, quelli che sino a ieri non potevano farlo, riscrivere il proprio destino lavorativo. Come è andata a finire con il secondo obiettivo, il lavoro? Innanzitutto va considerato che solo un beneficiario di reddito di cittadinanza su 3 può lavorare per età, condizioni di salute o familiari, gli altri vengono indirizzati ai servizi sociali. Di questa platea così ristretta, il 30% ha trovato un'occupazione. Ma che tipo di lavoro trova il percettore di reddito di cittadinanza? Molto precario. Nel 69% dei casi il contratto non supera i 3 mesi. E quel lavoro lo ha trovato grazie ai centri per l'impiego? Non è chiaro. Quel che sappiamo è che in generale i centri per l'impiego trovano lavoro solo al 4% delle persone che si rivolgono loro. I dipendenti del centro di impiego sono su 10-12 mila, pieno regime forse 15 mila, sono pochissimi. Si pensi ai 100.000 dipendenti di Germania o Francia. C'è stato un piano di rafforzamento, più che un piano di rafforzamento sarà un piano di sostituzione, perché il vecchio organico ormai è prossimo alla pensione. Dopo quante offerte di lavoro rifiutate si perde il reddito? Originariamente dovevano essere 3 offerte. Oggi con gli ultimi decreti possono al massimo accettare o rifiutare 2 offerte, però nessuno in Italia ha perso il reddito di cittadinanza perché ha rifiutato un'offerta congrua. Coloro che hanno perso il reddito di cittadinanza è perché non si sono presentati alla convocazione del centro di impiego per la presa in carica. In Inghilterra firmi una lettera di intenti in cui devi dimostrare di aver cercato per almeno 30-35 ore a settimana lavoro. L'onere della prova quindi spetta al percettore. Da noi il percettore firma un patto di servizio, ma è un atto formale. Nella pratica non c'è nessuno che gli va a contestare quante ore passa a svolgere questa attività di ricerca. E i navigator? Purtroppo questa esperienza è stata interrotta. Tu hai preso migliaia di persone, le hai formate, hai speso un sacco di soldi nella loro formazione e adesso li lasci a casa. Fondamentale per far incontrare domande e offerta di lavoro avrebbe dovuto essere la famosa piattaforma, oggi naufragata, di Mimmo Parisi, chiamato dagli Stati Uniti a guidare l'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro. Uno che si chiama Mimmo Parisi è per forza di origini italiane, è un cittadino americano e pugliese. La piattaforma di Mimmo Parisi non è un'app di incontro di domande e offerte lavoro. Quello che faceva Mimmo Parisi era un processo che viene chiamato di targetizzazione, ovvero metteva insieme una serie di informazioni per orientare le persone. Vuoi fare il meccanico? Bene, devi fare questo percorso, devi andare a chiedere e fare domanda a queste aziende che cercano queste competenze. Ora, un'app del lavoro non costa niente, un'app di targetizzazione come voleva fare Mimmo Parisi costa 100 milioni applicarla. E come siamo messi con l'app lavoro? Male, non c'è, non è stata mai realizzata. Si sta ancora sviluppando. Risultato? Il giudizio finale sul reddito di cittadinanza lo dà lo stesso Ministero del Lavoro. Il reddito di cittadinanza opera di fatto prevalentemente come strumento di contrasto alla povertà.